Insieme all'ospite, benvenuto a Claudio Pica, presidente della FIEPET Confesercenti Roma. Benvenuto a TG56. Buonasera a tutti, buonasera. Allora, presidente, partiamo dai numeri. In che modo sono stati colpiti i ristoratori e i baristi della capitale? I baristi della capitale e i ristoratori vengono colpiti ormai dall'inizio della pandemia. Siamo colpiti ultimamente anche dal mese di ottobre, dove il governo Conte aveva detto vi facciamo chiudere dal mese di ottobre per aprire a Natale. Poi ha detto vi dovremo aprire i giorni di Natale, anzi, e lì c'è stata la beffa. Ci ha fatto chiudere addirittura fino al 6 gennaio. Attualmente stiamo aprendo a singhiozzi. E per colpa di qualche scellerato, perché io direi scellerato, che fa della movida, anche pochissimi esercenti, rischiamo che addirittura il ministro Speranza possa emanare un provvedimento nel quale dalle 18 il divieto anche di asporto. Più c'è il rischio con questi contagi, che voi avete detto, che andremo nuovamente in zona arancione nella prossima settimana, che significa una chiusura totale dei pubblici esercizi, quindi bar, ristoranti non più alle 18, e questo è drammatico. Innanzitutto prendiamo anche i dati che ha detto il dottore. Lo ha detto, non si sa qual è il dato incessante su cui partono i contagi. Noi invece ci hanno definito gli untori, sia nell'opinione pubblica sia tra i medici, e questo assolutamente non lo possiamo accettare, in quanto le nostre attività sono sicure. La maggior parte di casi rispettiamo il distanziometro e pertanto non possiamo e non accettare questa flagello che ci sta facendo. Colpiamo e colpiscono tutta la categoria. A Roma ci sono oltre 150.000 persone che lavorano tra bar, ristoranti e tutti gli addetti, dalla logistica a tutti gli altri settori, e quindi uccidendo i bar e ristoranti uccidono la filiera dell'agroalimentare. Questo non ce lo possiamo più permettere, in quanto gli stessi coltivatori diretti che fanno nel Lazio, nell'Agro Pontino, fanno un'eccellenza di prodotti, rischierebbero anche loro di essere travolti come noi. Questo è impensabile, in quanto al mese di marzo avremmo, se si continua così, 10.000 attività chiuse e rischieremo addirittura di far perdere ai nostri dipendenti 40.000 posti di lavoro. Questo è impensabile. Se si continua così, la categoria è distrutta e rischieremo addirittura di andare verso i nostri locali, verso la malavita. Voi pensate e pensiamo tutti, questo non è auspicabile per nessuno, comprese le istituzioni. Tra l'altro, Presidente, voi pagate anche l'assenza dei turisti da una parte, e poi lo smart working, perché ci sono poche persone in giro nella capitale, soprattutto penso a chi ha esercizi commerciali nel centro storico, paga un dazio altissimo. Allora, lo smart working purtroppo ha penalizzato tantissime nostre attività. Abbiamo di interi quartieri, centro storico, Eur, anche quartieri vicino degli uffici, dove effettivamente abbiamo perso il reddito. Per fortuna i dipendenti pubblici stanno prendendo regolarmente lo stipendio, le nostre attività sono completamente allo sbando. C'è qualcuno che parla addirittura dell'80% uno degli incassi, e con l'89% degli incassi possiamo effettivamente chiudere soltanto la Saracinesca, in quanto lo stesso governo, con questi ristori che sono delle piccole mancette, dei spiccioli che sono a noi arrivati, non permettono di pagare né tantomeno gli affitti né tantomeno le utenze e tutte le tasse che noi dobbiamo pagare. Cioè, pensate voi che la pensiamo RAI, ad esempio, agli affitti, no, Presidente? Gli affitti pochissimi hanno avuto una riduzione, anche lì non si è trovata la strada per trovare il rapporto tra proprietari e conduttori per trovare una soluzione degli affitti. Questo è impensabile. Presidente, poi tra l'altro è importante, no, il dialogo ovviamente con le istituzioni. A che punto è il dialogo, e insomma, soprattutto per quel che riguarda il capitolo dei ristori? Allora, fino al mese di ottobre-novembre qualche dialogo c'è stato.
Nell'ultimo mese abbiamo chiesto un incontro col Comitato Tecnico Scientifico nella persona del dottor Miozzo e anche Brusaferro, non abbiamo avuto risposte e né tantomeno né da Speranza né da Patuanelli. Voi pensate e capite che così non si può andare avanti. Proviamo però a guardare oltre. Sarebbe importante anche pensare a come ripartire, no? Un domani che la pandemia, sarà alle nostre spalle, per programmare una rinascita che è centrale, nel nostro paese e a Roma in particolare. Questo sì, perché l'imprenditore, qualora venisse aiutato a superare questo elemento di crisi, anche con la possibilità di pagare dei finanziamenti non più a 5 anni, ma a pagarli in 15 anni, noi siamo abituati a alzarsi la mattina, ad amare il nostro lavoro e ripartire e rimboccarci le maniche. Quindi, se lo Stato ce lo consente e anche le istituzioni della Regione Lazio, al Comune di Roma, noi potremmo tranquillamente ripartire. Con le ossa, qualcuno un po' più rotte, ma da lì ripartire e auspicare un futuro. Servono eventi, serve un turista, che spende sulla nostra città, ma dobbiamo fargli trovare una città accogliente. Quindi mi auguro che anche quell'impegno che è stato portato in Parlamento bipartisan, che auspica soltanto che ci sia il governo che porti 1 miliardo a Roma, ma questo 1 miliardo di euro arrivano a Roma e da lì vengono spesi bene, allora lì potremmo dire esiste una programmazione. Senza programmazione Roma muore. Grazie Presidente, sicuramente nelle prossime settimane torneremo a fare il punto su un settore così importante per la nostra città e per il nostro paese. Buonasera.